Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Ash, la mia guida in italiano che vi sta portando attraverso Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unima, Kalos ed ora Alola, a ripercorrere le avventure di Ash. Questo è il quarto giorno qui ad Alola ed Ash deve andare ora nel percorso 2 per arrivare ad Iki, mi sembra si chiami la città, e sfidare il Kahuna Hala. Detto ciò, quindi andiamoci subito. Stiamo andando proprio nel percorso 2. Ora il ponte qui è riparato, prima non potevamo passarci. E andiamoci. Anzi, questo non è il percorso 2, scusatemi. È proprio il percorso per arrivare ad Iki, mi sembra si chiami la città. Questo è invece il percorso 3. Quindi vediamo un po' cosa c'è da fare qui. A parte sfidare questo allenatore, vi faccio vedere che la mia squadra è composta da Rowlet e Pikachu per adesso, perché non abbiamo altri Pokémon. Ah, attenzione! Questo non ci fa passare perché non vuole che rubiamo il nettare che il suo amico sta cercando. Qui non sembrano esserci altri strumenti, quindi proseguiamo. Andiamo verso l'alto, di qui c'è uno strumento. Brutal Swing, attenzione, un'altra MT. Vediamo un po' i soliti classici tre tentativi per vedere che Pokémon si trovano qui. Diglett forma Alola, che direi di provare a catturare, proprio perché è una forma Alola. Anche se tecnicamente appunto non occupa un nuovo spazio nel Pokédex, quindi a livello di Living Dex, boh, conta fino a un certo punto. Poi si può dire, cioè lo posso dire, Diglett forma Alola è proprio uno dei Pokémon più stronzi che potevano venirgli in mente. Hanno preso Diglett e gli hanno messo tre ciuffi in testa, dai, su. Va bene tutto, però la pigrizia ha un limite. Ok, Rattata forma Alola è già leggerissimissimissimissimissimissimissimamente meglio rispetto a Diglett, ma rimane comunque un altro design pigro. È letteralmente Rattata cambiato di colore con un po' di pelo in più. Finito. Cioè, davvero, ragazzi, alcune forme Alola sono ridicole. Proprio a livello di quanto ci hanno messo a pensarle e a farle. Il nostro Rowlet non si evolverà mai. Terzo e ultimo tentativo qui nell'erba alta, vediamo un po' chi esce. Nel frattempo vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di odiare Diglett di Alola insieme a me e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Odiarlo anche perché non ci fa fuggire, dannato Diglett. Proseguiamo allora. Qui c'è un gentiluomo, ci combatte. Attenzione, sì. Il buon gentiluomo ci sfida. Lucky. Che va nel campo Smeargle. Oddio, se ha schizzo questo uscirà un bug, però non preoccupatevi, teoricamente non dovrebbe succedere niente. Cioè esce il bug, eccolo qua, schizzo, ma non dovrebbe accadere nulla, eh. Struggle, ok. Sì, è tutto buggato la mossa schizzo. Fortunatamente non è uscito il bug. Ok, proseguiamo. Qui abbiamo un'altra parte di percorso con una campeggista. Dove sono tutti i Raticate? Qua ci sono solo Raticate forma Alola, mi sa. Lei manda in campo Petilil e noi abbiamo una bella beccata con il nostro Rowlet. Diciamo che si inizia a sentire la mancanza di ottenere un nuovo Pokémon, eh? Perché sono già quanti episodi? 4 episodi che siamo qui ad Alola e non abbiamo ancora ottenuto un secondo Pokémon della squadra oltre a Rowlet. Pikachu non lo conto perché, vabbè, Pikachu ce lo portiamo indietro da sempre. Ok, vediamo un po' se si può fare qualcosa anche da quest'altra parte. Ok, non c'è nulla, forse c'è uno strumento invisibile, ma lascerò a voi il piacere di trovarlo. No one is going to stop me, nessuno mi fermerà, attenzione. Questo campeggista, Joshua, è incazzatissimo con la vita. E effettivamente Rowlet contro Growlithe non conviene molto. Cambiamo Pokémon e mandiamo il nostro buon Pikachu. Leer, ok. Vai, tiriamolo giù con un bel Thunder Punch. Perfetto, nessuno lo avrebbe fermato, ma non ha fatto i conti con un Pikachu a livello 70 nel primo percorso. Allora, andiamo qui e vediamo cosa c'è da questa parte. Oddio, bello! Un Cutiefly. Ecco, questo è carino come Pokémon. Bellino lì, fa il suo. È evidentemente ispirato ad un colibrì. Molto molto carino. Un colibrì mischiato con un insetto, diciamo. Però se vi cercate le immagini dei colibrì, vedrete che è molto simile a Cutiefly. B-Fly Pokémon. Eccolo qui. E Rowlet continua a volersi evolvere, ma non ti evolverai mai. Allora, da questa parte. Oh, siamo arrivati a Leaky Town. Ok, quindi continuiamo ad esplorare prima il percorso 3. E completiamolo al 100%.
Vai, questo si sta preparando per la sfida dell'isola, la prova dell'isola, il trial, cosa che molto probabilmente faremo anche noi. Allora, Fogliarama su Psyduck, che non muore, complimenti a Psyduck per la difesa. Andiamo allora poi di Shadow Snake. Perfetto. Qui c'è uno strumento, intanto Rotom Dex che è buggatissimo. Prendiamo lo strumento, Shark Beak, ok, becca affilato. It's always a bonus to feel bonded to your team. Grazie, questo ci dà una Soot Bell, che dovrebbe essere una conchinella, credo. Calmanella forse, non conchinella. I can't slow down, it goes against my nature. Ok, va bene. E siamo tornati qui, perfetto, abbiamo fatto il giro. Quindi di fatto abbiamo completato il percorso, manca solo di andare qui sopra ad affrontare questo avventuriero. So someone finally made the trip up here. Ok, finalmente qualcuno è arrivato fin quassù. E siamo esattamente noi ad essere arrivati fin quassù. Luman è in campo Rockruff. Tecnicamente dovrebbe essere il prossimo Pokémon di Ash, vero? Rockruff. Sto ardentemente aspettando di poterlo usare. Slowpoke, lasciamo Rowlet. E andiamo ancora di Razorleaf. Perfetto. È senza fiato, mi spiace. Qui abbiamo una red card. A cosa servono? E una Nest Ball. Scusatemi un secondo, vado a vedere a cosa serve la red card. Perché non penso di averla mai trovata. L'attaccante è rimosso dalla battaglia? Come scusa? When the holder is struck by a foe, the attacker is removed from the battle. Cioè lo obbliga a sostituire il Pokémon. Ok, è un cartellino rosso letteralmente, beh, giustamente, cartellino rosso viene espulso. Allora, strumentino in questi cose qui no. Peccato che il Rotom Dex sia così buggato. Siamo arrivati però a Diki. Quindi andiamo a curarci Pokémon. Ecco fatto. Salve. Perfetto, lui spera di parlare presto ad Ahala. Anche noi dovremmo andare a parlare ad Ahala. Nel frattempo però lasciamo giù il nostro Cutiefly 742, prendiamogli anche il miele. Quindi 742 andrai qui. Mentre i vari Diglett e Rattata di Alola abbiamo detto che li avremmo messi un po' più avanti. Sì, tutti i Pokémon di Alola li mettiamo qui in questo box. E prima o poi li sistemeremo a dovere. Ora iniziamo ad esplorare Iki Town. Salve avventuriero. Attenzione, vorrebbe insegnarci Drain Punch, però nessuno può impararlo. Tu cosa vuoi? Hala è il Kahuna di questa isola. Puoi chiedergli di sfidarlo solo dopo aver sconfitto almeno una prova appunto dalle isole. Salve. Ah, suo marito viene da Hoenn. Dice che le palestre sono meglio delle prove dell'isola e io sono assolutamente d'accordo. Sì, le palestre sono molto meglio di queste prove dell'isola. Ci hanno provato a variare un po', ma fan cagare le prove dell'isola, dai, diciamocelo tranquillamente. Fanno abbastanza cacare. A questo punto tenete le palestre, via. Ok, posso dover ringraziare i Pokémon. Questa ci dà una Stardust, se ci parlate, quindi fatelo. Qui non possiamo interagire, vero? Nope. E questa immagino sia la casa del Kahuna. Sì, eccolo qui. Il Kahuna Hala. Eccolo qua. Benvenuto a Iki Town, Glacial. Quindi vorresti affrontare le prove delle isole ad Alola? E quello è uno Z-Ring sul tuo polso? Sì, sembra molto familiare. Ma deve essere quello che Tapu Koko ha rubato da me. Attenzione, non preoccuparti, puoi tenerlo. Se il nostro guardiano vede del potenziale in te, non vedo motivo per riprendermelo indietro. I'll give the guard the okay to let you challenge your first trial. Ok, perfetto, darà la guardia l'ok per farci passare e sfidare la prima prova dell'isola. La troverai sul percorso 2. E dopo aver parlato con il Kahuna, il sistema di teletrasporto dalle isole dovrebbe essere attivo, quindi non dobbiamo tornare indietro a piedi, fortunatamente, ma possiamo teletrasportarci direttamente da Hawoli. Eccoci qui. E possiamo andare nel percorso 2, qui sopra. E eccoci qua, percorso 2.
Classici tre tentativi per vedere che Pokémon selvatici si trovano qui, se troviamo dei Pokémon selvatici nuovi. Butterfree direi che è tutto meno che un Pokémon selvatico nuovo, che dite, eh? Letteralmente uno dei primi 10 Pokémon che si trovano a livello di linea evolutiva in tutta la storia Pokémon. Allora, Rattata, infine, vediamo un altro Pokémon. Ancora Rattata di Alola. Peccato, peccato, fuga allora. Niente Pokémon nuovi. Altro allenatore però. Halt. Attenzione, questo ci impedisce di proseguire, eh? Questo Pokémon Ranger Caleb. Chiamane capo Spearow. Contro Rowlet Spearow non conviene molto, ma andiamo Pikachu. Tra l'altro Rowlet sta prendendo una marea di punti esperienza perché giustamente combatte solo lui. Godo che si è paralizzato. Anche se non sarebbe servito comunque a niente. Fa pure colpo critico sto infame, eh? 5 colpi e colpo critico, facciamogli elettrococcola e mandiamolo a casa. Perfetto, impressionante, assolutamente sì. Allora, da questa parte cosa c'è? Vediamo un po'. Altro Pokémon selvatico. Oh, sì, un Pokémon nuovo, Wimpod. Prendiamolo. Prendiamolo subito, Quick Ball. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ottimo, preso. 45 punti esperienza. E Turn Tail Pokémon, Wimpod. Coleottero acquatico. Coleottero acqua, anzi. Qui troviamo un Power Gem, un'altra MT. E un'allenatrice. Ok, la prova dell'isola è più avanti. Immagino sia quella caverna lì allora. Ashley, che va nel campo Cottonee. E noi con Rowlet andremo di beccata. Cioè un PS ci ha tolto quell'attacco, letteralmente un PS. E mi spiace, Cottonee non può fare assolutamente niente contro di noi. Rowlet sale a livello 21, vorrebbe imparare Pluck. Cos'è esattamente Pluck? Ok, quello che Banjo che la bacca. Beh, facciamolo al posto di beccata. Che comunque toglie di più. Rowlet non si può evolvere. E andiamo a vedere cosa c'è qui sopra prima. Allora, allenatore, prendiamolo. Il mio Butterfree non perde mai. Ti è andata male che il mio Rowlet abbia appena imparato Pluck. Ti è andata proprio male. Vai, Pluck. Psicoraggio, niente male. E anche Shadow Snake. Perfetto. Mi spiace per il tuo Butterfree che non perdeva mai, ma è andata così. Butterfree. Mi spiace. Qui troviamo una Stardust, un'altra, rispetto a quella che ci hanno già dato. Poi qui volendo potremmo pescare, eh. I'm getting ready for the trial. Ok, questa si sta allenando per la sfida dell'isola. Comunque apprezzo il fatto di aver messo dei dialoghi specifici per questa parte. Anche se molti, cioè, più che altro specifici per la regione. Perché immagino che poi anche negli altri percorsi troveremo la gente che dice I'm getting ready for the trial e tutte queste cose qui che abbiamo già sentito qui. Però perlomeno hanno differenziato un minimo i dialoghi degli allenatori tra le varie regioni. Cioè da nessuna parte c'è il tizio che dice mi sto allenando per la sfida. Perché solo qui ci sono le trial. E avrebbero comunque potuto lasciare dei dialoghi generici anche qui. Nessuno glielo vietava. Profumino, Pluck. E anche Cutiefly va giù. Sono pronta? Forse non proprio. Nest Ball. Perfetto, usciamo da questo gigantesco appezzamento di erba alta. Un altro Charjabug. Ne abbiamo già catturato uno. Ok, vediamo di non beccare troppa erba alta. Sono dei percorsi molto ampi questi di Alola, come vedete, eh? Molto molto ampi. Qui troviamo un altro strumento che andiamo a prendere subito. Beedrill. Fuga. Preso, super pozione, ottimo. E andiamo ad esplorare l'ultima parte del percorso da questa parte, prima di andare proprio a sfidare la prova dell'isola. Fuga. Allora, vediamo se da questa parte c'è qualcosa da prendere, qualche strumento. Sì, c'è appunto un'allenatrice.
E giustamente la maggior parte dei percorsi di Alola sono circondati dal mare, siamo in un arcipelago dopotutto. Gastly, che si prenderà una Shadow Sneak in faccia, super efficace, non muore però peccato e ci infligge ipnosi. Andiamo quindi a tirare una full heal sul nostro Rowlet, non voglio star qui a perdere troppo tempo e troppi turni, ed infine Shadow Sneak di nuovo. 22 per Rowlet, Mystery Evas, lasciamo Rowlet e andiamo di Pluck. Ok, sgomento e ci ha fatto tentennare, sgomento di nuovo, questa volta non ci fa tentennare. Andiamo di Shadow Sneak. Ok, gli togliamo più o meno uguale, quindi andiamo di Shadow Sneak ancora, così annulliamo il rischio di tentennare. Perfetto, abbiamo battuto anche Crystal. O come direbbero i giapponesi, Crystal. Allora, Nest Ball. A questo punto proviamo a pescare qui. Andiamo con l'amo vecchio, perché se non sbaglio potrebbe uscire un Pokémon nuovo. Quindi facciamo i classici tre tentativi per vedere se salta fuori quel Pokémon. Eccolo qui, salta subito fuori, Marini. O Marini, non so esattamente come si pronuncia questo Pokémon. Marini, probabilmente. Quick Ball. Perfetto, e abbiamo preso anche Marini. Carino come Pokémon questo, eh? Brutal Star Pokémon. Carino prendere appunto l'idea dalle stelle marine che in realtà sono molto meno pucciose di quanto immaginate, eh? Verdant Cavern, entriamo. Ok, questo è il luogo della trial e ci sono i Pokémon selvatici all'interno. Uno Yanguse, che non avevamo ancora catturato, quindi andiamo subito a prendere questo Yanguse. Ecco qua. Perfetto. Il Pokémon Donald Trump, letteralmente. E qui abbiamo Gumshoes. Quindi il Pokémon dominante della prima isola è proprio Gumshoes. E fortunatamente ne troviamo uno che è selvatico, quindi se riusciamo a catturarlo con una Velox Ball, avremo subito la prima linea evolutiva completa di Alola. Wow, cattura critica, si gode. Ed è proprio la linea evolutiva di Donald Trump. Fantastico. Perfetto. Stakeout Pokémon. A questo punto fatemi dare una pozioncina al nostro Rowlet perché sarà colui che affronterà. Ecco fatto. Gumshoes. E affrontiamolo. Andiamo con Rowlet. E Pikachu. Perfetto, in due possiamo con due Pokémon. Allora, abbiamo già vinto. Bella la musica che parte, carina. Ah, perché sono in due. Sì, è vero, perché il Pokémon dominante, questo me lo ricorderò, Ultra Sole Ultraluna. Chiama come alleati altri Pokémon della sua stessa linea evolutiva o comunque del suo stesso tipo. Allora, io andrei di doppio focus su Yanguse. Ecco fatto. Vabbè, tanto un attacco di Pikachu sarebbe morto comunque. Quindi Yanguse lo tiriamo via. E ci concentriamo poi su Gumshoes, che riduce la. Ah, continua a richiamare Pokémon. Ok, continua a chiamare Pokémon lui. Andiamo di Foglie Lama allora e di Brick Break. Disintegriamolo in questo modo. Addio Gumshoes. Ora che è rimasto solo il suo alleato, cosa fa? Niente, continua a combattere il suo alleato. Andiamo ancora di Foglie Lama e di Nuzzle, tanto basta comunque. Ecco fatto, abbiamo sconfitto il Pokémon dominante Gumshoes. Che giustamente non dice nulla. E abbiamo ottenuto il Normalium Z. Bel lavoro. Ora torniamo ad Ala, dice il Rotom Dex. Ok, torniamoci. Vediamo se riusciamo a non incontrare nessun Pokémon selvatico. Forse dopo aver affrontato la prova non ci sono più Pokémon selvatici. E c'è Kukui. Ehi, cugino. Ho sentito che hai affrontato e sconfitto la prima sfida. What did you get for it? Che cosa hai ottenuto come ricompensa? Un Normalium Z, eh? Con quello puoi finalmente usare le mosse Z.
i tuoi Pokémon possono usare le potentissime mosse Z ora, ma puoi usarle solo una volta in una lotta, appunto. Ogni cristallo ha uno specifico, è specifico nel quello in cui fa. Quello che hai ottenuto trasformerà ogni mossa di tipo normale in un potentissimo attacco. Peccato che i miei Pokémon non abbiano nessuna mossa di tipo normale. Ok, a questo punto torniamo ad Hala. Torniamo da Hala, perché lo dovremmo affrontare. Torniamo quindi ad Hala. Cioè, da Hala di nuovo. Ho sbagliato ancora a pronunciare. Perché Hala mi sembra tanto un posto. Si chiamano in maniera simile Hawoli, Hala. Curiamo i nostri Pokémon e ci teletrasportiamo ad Iki. Iki Town. Ecco fatto. Ora possiamo andare ad affrontare Hala. È lui stesso che ci ha detto che avremmo potuto affrontarlo dopo aver completato la nostra prima sfida. Congratulazioni nell'aver sconfitto il primo dominante. Ora hai il diritto di affrontarmi in un grand trial, in una sfida suprema, mi sembra che deve essere tradotto in italiano, credo sfida suprema. Spero che tu sia pronto a combattere, assolutamente sì. Rowlet, Pikachu, vai. Ok, credo sia la stessa musica di prima. Forse leggermente cambiata. E lui manda in campo Crabrawler. Io userò Pluck perché Crabrawler è di tipo lotta. E infatti si è preso un danno atroce. E poi andiamo di Shadow Snake. Critical Hit addirittura. E il primo Pokémon del Kahuna Hala è stato disintegrato. E ora tocca ad Ariyama. Andiamo di Pluck di nuovo. Ok, c'è stato bruciapelo, ci farà tentennare, va bene. Belly Drum. Ora è andato a più 6 di attacco. Se ci tocca siamo morti. Fortunatamente con un altro colpo critico abbiamo disintegrato Ariyama. E vorrebbe imparare Nasty Plot. Vediamo un po' cosa fa esattamente. Aumenta di molto l'attacco speciale di Rowlet. Beh dai, al posto di Leafage, tanto abbiamo già Foglie Lama. Potrebbe comunque tornare utile, prima o poi. Oh, davvero ben fatto. Mi spiace Rowlet, non ti puoi evolvere. Che ragazzo fantastico. Prenditi questo come riconoscimento, appunto, come ricompensa. Un fighting? Ah, sembra che Tapu Koko abbia un'opinione differente. Prendi questa invece. E ci dà un Electrum Z, beh giustamente per Pikachu. Puoi appunto usare delle mosse di tipo elettro potentissime. Ora torniamo indietro ed informiamo il professore appunto della tua vittoria. Assolutamente Rotomdex. Certo che seguire gli ordini di Rotomdex è un po' bruttino, posso dirlo. È un po' svilente, cioè. Vai di qua, vai di là, vai su, vai giù, vai dal professore, torna da Kahuna, vai da Hala, vai a Diki, cioè. È un po' palloso, dai, diciamoci la verità. Allora, prima di andare dal professor Kukui e finire quindi questo episodio, sistemiamo un attimo i Pokémon nuovi che abbiamo preso. Quindi Wimpod, 767. Quindi 6, allora 56, 62, 68, 67 qua. E Merini, boh, più o meno. 747. Quindi sei esattamente qui. Poi Yangoose e Gumshoes. 734. Quindi 26, 32, 33, 34. E la tua evoluzione, Gumshoes. Ecco fatto. Così facendo iniziamo a popolare un po' di più il nostro Divindex di Alola. Ora possiamo tornare ad Hawoli e farci la scampagnata indietro per arrivare di nuovo nel laboratorio del professore. Cioè vedete, tutte queste parti qua di andare e tornare rendono Alola per adesso la regione più noiosetta. Seppur dovrebbe essere quella più varia,
per le prove dell'isola, per tutte queste cose qui, per il modo in cui viene affrontato, ovvero andando a giorni. Questo qua è la fine del quarto giorno adesso. Dovrebbe essere la più varia in realtà. Non è così, cioè è abbastanza noiosetta per adesso, però vediamo se si evolve. Credo che tu, immagino che tu abbia vinto. Bel lavoro, cugino. Sapevo che avresti potuto farcela. Rockruff è stato. Has been excited ever since you left. I think it wants to join your team. I'd be fine letting the little guy go with you, ok. Rockruff vuole unirsi al nostro team. Domani è un altro giorno comunque. Assicurati di riposare. Perfetto, quindi andremo a riposare. Rockruff è dei nostri, no? Non è ancora dei nostri, Rockruff. Vieni qui. Ok, lo prendiamo ora, perfetto. Eccolo qua. No, non vuole dare il soprannome. Diamo un'occhiata al nostro Rockruff. Summary. Allora, natura gentile. Aumenta la difesa speciale, diminuisce la difesa. Vabbè, natura un po' del cavolo. Però possiamo, come sempre, modificargliela graziosamente. Haul dovrebbe essere boato. Azione, morso e rock throw, che dovrebbe essere sassata, credo. Sì, questa dovrebbe essere sassata. Ok, delle mosse un po' così. Morsa è buona, le altre più o meno le toglieremo tutte. Però abbiamo ora anche il nostro Rockruff, che ovviamente verrà messo davanti per iniziare ad essere allenato. E finalmente abbiamo perlomeno due Pokémon di Alola. Detto ciò, quindi, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo episodio della prima sfida di Ash contro Gumshoes, quindi il Pokémon dominante, contro il Kahuna Hala, e quindi la prima sfida suprema appunto delle isole. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!